Interrogatorio di garanzia per Francesco Saporito, il giovane accusato di aver aggredito Gianluca Trimarchi nel parcheggio di una discoteca di Santa Teresa. Intanto gravi ma stabili le condizioni del 27enne. Dopo i sopralluoghi del sindaco arriva il sì alla riapertura dei mercati Vascone e Sant'Orsola. Lunedì le due strutture torneranno operative a pieno regime, bonificate e ristrutturate dopo i lavori di questa settimana. Dopo le polemiche scaturite dai post dell'assessore alla cultura, il sindaco scende in campo no a discriminazioni e pregiudizi. Trimarchi chiarisce ma si autosospende fino a martedì. L'assunzione dei 30 autisti nei giorni scorsi da parte dell'azienda Trasporti non ha risolto il problema della carenza di personale. I sindacati Filt CGL, Will Trasporti e CUB chiedono lo scorrimento della graduatoria. ACR Messina a Chianciano per le 3 settimane di ritiro precampionato dopo i primi giorni di fatica al Despar. In casa Football Club si completa la rosa dei portieri con Buonasera e Oliva.